Schere, io me la vado a prendere, ciao! Via, via, non farti prendere da papà! E tu, Ronaldo Junior, sei un pazzo spericolato, Schere! Mamma mia, che velocità, ragazzi, non si vedeva come conta chilometri per quanto si vanno veloci! 120 km orari, 280, 340, signori! Mamma, un'altra cosa, vai col terzo, Ronaldo Junior! La stai... povera Ferrari Supreme, ragazzi! I'm good, I was needed, I got it, I was me. Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è Omega e benvenuti a Bomba in questo nuovissimo video del GTA 5 mod vita reale da bambino con il nostro Ronaldo Junior. Escherea, bomba, devasto tutto totale. Allora, ragazzi, quest'oggi Ronaldo Junior farà una cosa che, insomma, farà incazzare molto i suoi genitori, ecco, perché se ben ricordate, quando Samantha, la vera mamma di Ronaldo Junior, che ha cacciato Jasmine di casa, insomma, lo ricorderete, no? Ronaldo le ha comprato una Ferrari Supreme e Ronaldo Junior, poverino, era tutto triste perché voleva avere anche lui qualcosa della Supreme in collaborazione con non so che cosa. E il nostro Ronaldo, ragazzi, gli ha promesso una mini moto, tanto che vedrete cosa succede adesso. E Ronaldo Junior, raga, penso che perderà proprio il senno, impazzito, tutto incazzato, porca miseria, prende e se ne va via. Quindi sarà bello, ve lo dico. Prima di passare via, ragazzi, come in tutti i video, voglio salutare due di voi su Instagram. Saluto Alepeo, che mi scrive: grande negozio, sei sempre il mio preferito. Mi saluta nel tuo prossimo video. E poi ci sono dei caratteri comprensibili alfanumerici che il mio cervello attualmente non riesce a leggere con le mie capacità attuali. Comunque, in tutti i casi, ciao Alepeo, bello per te, ti saluto. Saluto anche Filippo Aloisi, che mi scrive: Omega sei mitico. Grazie Filippo, ti saluto anche a te. Mi raccomando, fai bravo e non fai arrabbiare mamma e papà. Sempre questo. Invece, come sempre, vi ricordo che se anche voi volete essere salutati in tutti i miei prossimi video, potete farlo, dovete farlo seguendomi su Instagram. Lo trovate in descrizione, ragazzi. Quindi, mi raccomando, passateci, così vi posso salutare in tutti i prossimi video. So che ci tenete, l'unico modo è questo. Quindi, mi raccomando, che vi aspetto. Eccoci qui, ragazzi, allora le cose sembrano essere abbastanza movimentate perché guardate un po', c'è Ronaldo che si sta incazzando, state dando a dare spiegazioni a Samantha, nostra mamma, non so per quale motivo, e Ronaldo Junior, cioè ragazzi, noi stiamo pregando nostro padre di fare quella cosa. Allora vi spiego cosa sta succedendo. Samantha è incazzata, aveva promesso la mini moto della Supreme, ve lo ricordate, ragazzi? L'avevamo anche detto in un video, avevamo anche detto: ragazzi, se raggiungiamo 7000-8000 mi piace, li abbiamo raggiunti, prendiamo la mini moto Supreme a Ronaldo Junior. Soltanto che sto in fame di papà, ragazzi, ancora non ce la compra, porca miseria. Quindi non lo so, sto dicendo a papà: o mi fai guidare la mini moto oppure prendo la Ferrari Supreme della mamma. E la mamma ha detto: cosa? Come Ronaldo Junior ruba le auto? E il nostro padre sta dicendo: no, la verità è che Ronaldo Junior ha già preso tante auto. Insomma, ragazzi, si stanno scoprendo le tombe, si stanno vedendo le peggio cose. Samantha, vi ricordo che non sapeva nulla di tutte le pazze che ha fatto il nostro Ronaldo Junior a bomba. Like subito, immediato, se vi piace Ronaldo Junior, e like al video per il supporto a bomba, come sempre, mi raccomando. E quindi Samantha, la vedete, ragazzi, è un po' incazzata, cioè sta attendendo spiegazioni da Ronaldo. Quindi Ronaldo Junior è incazzato con Ronaldo, Ronaldo dà spiegazioni a Samantha, Samantha è incazzata con Ronaldo Junior e Ronaldo. Insomma, ragazzi, io voglio sta mini moto della Supreme, la posso avere? Non so, la domanda... La devono fare, non esiste, è personalizzato, ok, ma la voglio avere. Se no, ragazzi, giuro che adesso vado lì nel parcheggio e mi vado a prendere quella della mamma. Ok, ragazzi, vi giuro, mi stanno facendo davvero incazzare. Ora Samantha si sta disperando e sta dicendo che: oh, mio figlio ha rischiato la vita. No, non ha rischiato niente. Grazie mamma per avermi lavato la felpa, comunque, perché ragazzi, di la felpa era a lavare. Facciamo una cosa, papà, tu non mi accontenti? Schere, io me la vado a prendere, ciao. No, attento, Ronaldo Junior, sei un cretino. Presto, perché viene papà. Ronaldo Junior, corri immediatamente alla Lamborghini. No, prendiamo la Ferrari della mamma. Scusate, raga, la Lamborghini l'abbiamo già usata. Schere, Ronaldo Junior impazzito, raga. Ci sono delle guardie nuove, che bello vedere qualche guardia nuova. Mi scusi, signore, mi scusi, sempre dell'FBI, vero? Sì, sì, vabbè, comunque, Schere, andiamo a prendere. Oh mio Dio, abbiamo le calcagna, mamma e papà. Ronaldo Junior, presto, sali in macchina. Via, via, non farti prendere da papà. Come.
Oddio ragazzi, non ci credo. Ronaldo Junior è impazzito. Ecco, piano Ronaldo Junior, piano. Abbiamo detto ragazzi, e scare. Oddio santo. Com'è? Ha pure il sistema turbo. Eh sì, giusto ragazzi, è un prototipo. Avevamo detto che era un prototipo. Presto, prima che arriva papà. Oddio ragazzi, non sapevo aveste anche il turbo system. Guardate ragazzi, c'è il turbo. Vabbè sì che l'ho usato male, però questo prototipo di Ferrari ha anche il turbo. Oh mio Dio ragazzi, non ci posso credere. Devo farla vedere ad Albert, assolutamente, perché ragazzi non ho mai guidato. Oh mio Dio, ma non per poco non era schiavo. Non ho mai guidato un'auto che fosse dotata di un turbo, di una nitro. Miseriaccia ladra. Adesso tipo mi ritrovo la polizia. Oddio, oddio. Ronaldo Junior, mi chiedo come hai fatto a, non so, ora papà starà incazzatissimo. Ragazzi, dobbiamo farla vedere ad Albert subito. Andremo a casa sua. Albert, gli dico di venire immediatamente qui. Quindi raga, giriamo se veloce, prima che arrivi papà. E tu, Ronaldo Junior, sei un pazzo spericolato. Schere. Ok, calma ragazzi. Lo so che mi faccio sempre DLSD prima di iniziare i video, se no non sarei così divertente. Tipo, raga, un prototipo, frena di merda, una nitro di merda, c'ha tutto di merda. Lo trovo pure il trattore, rovazzi sulla tangenziale, porca miseria. Aspettate, raga, forse è dentro il capannone, perché ovviamente fa un caldo la miseria. No, non è dentro il capannone. Dove cacchio è? No, e come ho fatto a non vederlo? Albert, scherei! Bella, fratello! Bella, bro! Bella! Fra, non ci crederei mai, ho rubato l'auto a mia madre. Come non mi dire? Vabbè sì ragazzi, noi lo facciamo sempre. A proposito Albert, c'è qualcosa da bere che mi sta uscendo il senso di fame. Ragazzi, lo zaino di Albert ha più fondo di quello di Mary Poppins. Mary Poppins ce la mettiamo qui sotto. Insomma, avete capito. Oh bro, ti giuro, dammi da bere. Ci facciamo un giro su sta bomba. L'ho appena rubata a mamma. Il prototipo epico. Presto. No raga, a parte gli scherzi, guardate, la vita mi sta calando praticamente a zero. Ragazzi, il nostro migliore amico è impazzito, come ha detto ad Albert che è la Ferrari Supreme. Vi ricordo ragazzi, ho lasciato pure la portella aperta. Questo è un prototipo che Ronaldo ha comprato a nostra mamma, la nostra vera madre, quindi non Jasmine, per cercare di riaffiliare il loro amore, insomma. E noi ragazzi, davvero criminali che siamo, perché Ronaldo Junior è un vero criminale. Il giorno di questo aspettatevi che torni a casa con la moglie del Barça. Davvero criminale che siamo ragazzi. Abbiamo presa, come ha detto Albert è impazzito. Non so perché ragazzi, i bambini quando sentono la parola nitro vogliono subito provare le auto. Che non l'avevo mai presa. Sono curioso anche di vedere quanta velocità può raggiungere con la nitro. Dai Albert, saremo tutti in auto raga, bomba. Però quella bicicletta la potevi levare da là con la BMX. Vabbè dai, cerchiamo di non prenderla. Bomba ragazzi, schede. Guardate adesso con che velocità andremo. Niente raga, vai con la Super Ferrari. Vai con la nitro. Oh, mamma mia che velocità ragazzi. Non si vede manco per conto a chilometri per quanto stiamo andando veloci. Mamma mia, Ronaldo Junior, che sgommata ragazzi, che curva. E tieni ancora il controllo della macchina a 220 km orari, 280, 340 signori. Mamma mia. Oh, ma quelli sono mamma e papà. Ah, mamma e papà. Oddio, oh mio Dio. Allora, Albert, facciamo così. Se si incazzano, scappiamo. Se no, vediamo che dicono. Momento a comprarmi la minimoto, porca di una miseria. Mamma, sei incazzata. E fai bene essere incazzata, perché anche io voglio la mia minimoto. Non è giusto che papà ha la Lamborghini Supreme. Tu c'hai la Ferrari Supreme e io devo avere la minimoto Supreme. Porca miseria, ho capito che sono piccolo, ma io voglio averla anch'io. Hai capito, papà? Papà ragazzi ci sta ignorando, forse si sta trattenendo per non picchiarci di mazzate. Noi tipo vedete che esce dalla sua felpa Supreme, dalla tasca che c'ha sulla pancia, esce tipo una mazza da baseball grande così, che non so come sarà messa dentro. Oddio. Via, via Albert, via, qualcosa mi puzza, via, io me la spigno. Ciao merda, vai con la nitro Ronaldo Junior. Oh mio Dio ragazzi, attenzione, è partito l'inseguimento, non ci credo. Ronaldo è... Papà, la mamma ci stanno inseguendo con la Ferrari Supreme, perché noi abbiamo... No, scusate, la Lamborghini, non sto capendo più niente. Ronaldo Junior, non farti prendere assolutamente dalla mamma e da papà. Boom, ragazzi, papà superati. Non ci crederete, ragazzi, stiamo facendo tipo avanti e dietro da non so quante strade, perché abbiamo la mamma e il papà dietro che ci inseguono. Non so se si vede, c'è la macchina rossa. Ma no, ragazzi, li stiamo parando, io e Albert. Guardate, ragazzi, con la nitro. Oddio, piano, piano, piano. Vado.
Ok ragazzi, non vorrei dire abbiamo papà alle costole, ma no! Io, oh mio Dio, ragazzi, la mamma e il papà non ci devono prendere per nulla al mondo. Bam, un altro coso, bam, un altro coso. Vai col terzo, Ronaldo Junior, la stai... Povera Ferrari Supreme, ragazzi, Ronaldo l'ha pagata 5 milioni. Ragazzi, aiutate il povero Ronaldo Junior, non so se ce la può fare. Siamo anche senza benzina, guardate! Il prototipo della mamma di Samantha è andato... devastato, ma il turbo funziona ancora. Ronaldo Junior, riparate quello. Boom, supera il papà e la mamma. Bang. Oddio, oddio. Oh oh, Albert. Albert. Ragazzi, Albert è rimasto scioccato. Ok ragazzi, la situazione è la seguente. Non so cosa è successo, ma la cosa penso... Oddio, fine dei giochi. Ci siamo incastrati, abbiamo fatto fare incidenti anche a papà. Oddio, sta bene la mamma, perché sta sulla sua Lamborghini? No, mo spacco la ruota! Ecco, siamo usciti! No! Sono incastrato! Papà sta dicendo che è inutile continuare. Ha ragione, siamo incastrati. Ragazzi, ci stiamo confrontando con Albert e stiamo chiedendo se abbiamo fatto abbastanza danni. Albert pensa di sì. Papà sta dicendo che... Come? No, papà! Non mi dire! Ragazzi, allora, le opzioni adesso sono tre e le deciderete voi nei commenti. O nostro padre ci perdona e ci regala la mini moto Supreme, nostro padre ci rinchiude per un mese in camera, nostro padre ci manda in un collegio e ci addrizza. Le opzioni erano tre. A voi i commenti adesso. Mi raccomando, un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdere tutti i prossimi video, commentate e condividete il video con i vostri amici. Mi raccomando, vi ricordo che in descrizione trovate le maglie ufficiali del nostro medico Ronaldo Junior e di suo padre Ronaldo in edizione limitata. E se volete essere salutati da Ronaldo Junior, vedete, fate come lui ragazzi, venite qui dal vostro telefono e venite a seguire su Instagram, avrete la possibilità di essere salutati in tutti i prossimi video, quindi mi raccomando che vi aspetto. Dipende da voi come andrà a finire adesso. Quindi per questo video è tutto ragazzi, qua è Ronaldo Junior dopo aver spaccato la Ferrari Supreme prototipo di sua madre. Come cozzo ragazzi, se becchiamo al prossimo video. Scurru!